Serata finale di Festoria 2013. Apriranno le danze gli El Santo. Chi vuole presentare il gruppo? Lui. Direi ragazzo alla tua sinistra. Dai avanti. Ciao. Che siete? Devo dire? El Santo. Che musica fate? Facciamo musica tristissima. Molto triste. Ma non è assolutamente vero. È vero, no, facciamo la nostra musica, musica rock, cantata in italiano. Da quant'è che suonate insieme? Allora, da come El Santo da un paio d'anni, alla fine stiamo lavorando a questo progetto, però noi veniamo dalla Stasi, che è una cosa un po' più datata, e che voi conoscete bene. E niente, diciamo che abbiamo realizzato questo disco con la collaborazione di Pasquale De Fina, di Atletico De Fina, Volvo, eccetera. E siamo rimasti in tre. Alla fine questo disco siamo riusciti a farlo uscire, non con poco sudore. E adesso lo stiamo promuovendo. Abbiamo iniziato a suonare, abbiamo avuto la fortuna di trovare musicisti che ci accompagnano dal vivo, con i quali stiamo creando una cosa nuova, che sono 1, 2, 3. Si chiamano 1, 2, 3. No, facciamo un bel giro di presentazione, ok? Nome, strumento, hobby, passioni, colore preferito, numero preferito. Io sono Lorenzo, batterista. E cos'è che c'era in ordine? Colore verde, verde speranza. E basta. Il numero è 7, sono Giorgio. Gioco sulla fascia. E cosa suoni? Canto. Canta. 8, Daniele, chitarra. Grazie. Rocco, chitarra. Numero preferito? 7. Colore preferito? Rosso. Alessandro, bassista e a volte pianista. Niente, hobby musica. Io Stefano, fisarmonicista, e questa sera avrò l'onore di fare una comparsa in questo concerto in un pezzo del Santo. Ma fate un po' di pubblicità a questo lavoro, come si chiama, è cantato in italiano, in inglese, chi scrive? Allora, scriviamo soprattutto io e lui. Il nome del disco è Il topo che stava nel mio muro, è uscito il 10 di giugno, è in tutti i negozi se non è esaurito, si trova ovviamente su iTunes, Spotify, eccetera eccetera. Abbiamo il sito che è elsanto.it, abbiamo il gruppo Facebook El Santo Band, facebook.com/elsantoband, quindi trovate le informazioni relative ai live, ai brani del disco, i testi, piuttosto che tutte quelle che ruota intorno, diciamo, al disco. E che fine ha fatto il topo? Il topo? Sì. È rimasto nel muro. Però questa domanda, scusa, dovrebbe rispondere lui perché è quello che ha concepito questo concept, prego. Sei sicuro? Non ve lo ricordo. Ma come non te lo ricordi? Il povero topo è ancora lì nel muro, è morto, no, sta bene. No, vive perché si nutre di quello che trova tra le intercapedini, quindi... Intercapedini? sì, no. Sappiamo per certo che ha trovato anche una topa, tra l'altro, quindi diciamo che... Wow! Tanto povero non è. Che topo fortunato! Sì. E gli altri contenuti dell'album, di cosa parlano i vostri pezzi? I nostri pezzi... Parlano, cioè, rappresentano dei momenti precisi, degli stati d'animo, delle sensazioni, anche in qualche modo dei pensieri rispetto alla realtà, alla società. Adesso ampliando il discorso si potrebbe dire trovare tantissime argomentazioni all'interno dei temi del brano. In realtà poi nascono da un'urgenza che è momentanea, che è buttar fuori uno stato tendenzialmente di disagio. Diciamo che il nostro modo di esprimersi musicale è spesso in accompagnamento a qualcosa che non ci torna, qualcosa che non va molto bene. Non è per celebrare la gioia della vita o dei momenti di festa che ci mettiamo a scrivere dei brani, questo è genericamente. Poi ascoltate i brani su internet e poi acquistateli e scoprirete un po' il suono, insomma. Ma quindi l'ultimo giorno di Festoria finirà che saremo tutti in lacrime, tutti molto tristi? No, assolutamente no. Ok. No, in realtà solo per questa sera abbiamo provato una scaletta allegrissima. Facciamo canzoni, facciamo tutte cover, non nostre. Sì. E quindi sarà una serata piacevole ed amena. Perfetto, allora qui con le amenità di El Santo a Festoria 2013 non mancate. Salutate! Ciao!